Allora, siamo con Maurizio Sine. Maurizio, allora, sono passati tanti anni da che ci hai lasciato, perché praticamente hai abbandonato Ascoli, adesso vivi dove vivi di Lombò? Vivo a Monaco di Baviera e ho aperto un piccolo bistro qui e sto vivendo qui. Questa è la mia situazione attuale. Sto vivendo poi questa cosa del Covid-19 da lontano. Vedo i miei connazionali soffrire tanto. Qui la situazione è un po' diversa, quindi sì, mi dispiace molto, mi dispiace molto. Come si sta vivendo la situazione in Germania, visto che tutti fanno un pochettino di immagini, cioè noi in Italia stiamo attraversando veramente una crisi ampia, perché non è solo il commercio, ma anche a livello musicale, un po' tutti i settori stanno subendo danni. Guarda, la crisi anche qui non è particolarmente semplice perché anche qui le restrizioni, le varie chiusure ci sono state, però devo ammettere che sembra un altro virus, nel senso che non si sta vivendo quello che si vive in Italia. Tutto quello che ha a che fare con il commercio qui è ripartito velocemente, le persone. Almeno a Monaco di Baviera, parlo di qui, sono molto solidali, sono uscite molto velocemente e devo dire che non abbiamo mai avuto la sensazione della chiusura totale, a parte forse i primi 10 giorni dove c'è stata un po' di paura, ma poi in realtà è sparito quasi subito. Qui la gente stava semplicemente chiedendosi quando sarebbe ripartito tutto, ma non. Il problema del virus si è sentito veramente poco e devo dire che in parte mi sono sentito molto fortunato perché viverla così, una situazione a livello mondiale che comunque ha portato tanta sofferenza, devo dire che è andata molto bene. A me è andata molto bene. Ma a livello musica ancora suoni, produci, fai qualcosa? Ma sì, guarda, io in realtà ho utilizzato la musica per portare della gente nel mio locale, quindi quello sicuramente l'ho fatto soprattutto all'inizio e poi nel tempo ho iniziato a collaborare con dei cantautori qui, a cui ho tradotto delle canzoni, con cui ho scritto delle cose, ho fatto dei festival in giro per la Germania, ho fatto un po' qualche cosina, però poi il mestiere del ristoratore ti porta via tanto tempo e tanta energia. E quindi ho preferito dedicarmi a questo e lasciare la musica per chi se lo merita. Abbiamo visto suonarti e cantare con la pizza in mano, con la scatola della pizza, e ci siamo Sì, divertiti. utilizzo la musica, è quello che è stata la mia vita per tanti anni. Adesso per cercare di strappare un sorriso in più e di divertirmi anche con i miei clienti, quindi insomma è più utilizzata per il divertimento che per produrre cose reali, insomma, ecco. Ma hai notato un po' di differenza nel cambio di atteggiamento delle persone dall'inizio della questa pandemia adesso? C'è un po' di paura come qua in Italia? Sì. Parli qui a Monaco, no? Come ti dicevo prima, in realtà qui ci si è dimenticati velocemente. Cioè, quello che è capitato è che dopo qualche giorno di paura e diciamo, di controllo dei movimenti, di tutto quello che insomma poteva essere la vita quotidiana, devo dire che qui ci si è un po' dimenticati di questa cosa. E c'è anche da dire che la distanza sociale in Germania è un po' più normale rispetto a quello che è in Italia, cioè nel senso che loro hanno delle abitudini sociali un po' diverse, quindi per loro mantenere una distanza di 1,5 m dal resto del mondo non è stato particolarmente complicato. E quello che si vedeva in giro erano persone che passeggiavano magari in coppia, ma tutti stavano molto a distanza, ma è una cosa che succede abitualmente, non è una cosa particolarmente dovuta a questa pandemia. E invece lo Stato, la
vi è venuto incontro, ma in cui avete detto noi dobbiamo chiudere perché c'è la pandemia, vi è venuto incontro con aiuti, visto che noi ognuno ogni mattina si svegliano e dicono una cosa diversa all'altra? Guarda, sì, tanto. Devo dire che per quanto riguarda il nostro caso in particolare, perché poi qui ce ne sono altri che magari potrebbero lamentarsi un po' di più, io nel mio posso dirti che un aiuto così non me lo sarei aspettato, ecco, diciamo. Tanti soldi dati a fondo perduto e ti posso anche dire quanti, perché tanto non mi cambia niente. A me sono arrivati 9.000 euro, scusami, 11.000 euro a fondo perduto, che per quanto riguarda la situazione attuale è arrivati molto velocemente. Oltretutto, diciamo che la prima tranche è arrivata dopo 10 giorni dall'inizio di questa chiusura totale, e gli altri poi nell'arco del mese successivo. Quindi devo dire che non mi posso lamentare. La cassa integrazione per i ragazzi che lavorano con me è arrivata velocissima. Cosa posso dirti? Cioè, sicuramente parlo di un qualcosa di meno disastroso rispetto a quello che è capitato, per esempio, in Italia. Quello sicuramente. Guarda, noi tanto ti facciamo in bocca al lupo e gli auguri intanto per l'attività. E poi spero che comunque vada di risentirti suonare perché se no, per noi sei un grande. Di Grazie. conseguenza a noi ci piace, noi siamo rimasti col brano 128, forse perché la prima macchina che ho guidato è stata la 128 di mio padre. Particolarmente affezionato. Ma guarda, in realtà ho un progetto che vorrei fare per i miei 50 e vorrei fare un disco che mi piaceva, mi sarebbe piaciuto, adesso non so se sarà ancora possibile, mi sarebbe piaciuto registrarlo in giro per il mondo, nel senso che avendo avuto la possibilità durante il mio periodo artistico di girare in tanti paesi del mondo, mi piaceva poter registrare in quei paesi che mi hanno lasciato e dato qualcosa. E quindi avrei voluto. Il progetto sarebbe quello di andare lì e suonare con i musicisti lì e fare un disco itinerante, diciamo. Questa, per presentarlo poi per i miei 50 anni, questo sarebbe il progetto. Vedremo. Allora, noi ti salutiamo e ci fai gli auguri dalla Germania, perché ho visto i saluti dalla Germania. E saluti calorosissimi dalla Germania, un po' fredda, ma oggi diciamo molto bene. Vi faccio gli in bocca al lupo più grandi che posso. Tenete duro, mi raccomando. Niente. Speriamo di rivederci presto, magari in studio, che magari ci facciamo una chiacchierata un po' più da vicino. Sarebbe bello, magari con un abbraccio. Bellissimo. Oh, ma domanda, ma il piatto principale, il piatto che c'è più bello del locale qual è? Guarda, noi siamo diventati famosi a Monaco per la lasagna, però in realtà la norcina è il piatto che ci sta rappresentando di più. La norcina, L'olivetta? la salsiccia, il tartufo, le noci, La quella norcina. pasta che ci sta rappresentando di più. L'olivetta? L'olivetta l'abbiamo provata più volte, qui l'olivetta non viene capita, ma non è solo qui, purtroppo fuori dal territorio marchigiano, ascolano, diciamo, l'oliva viene capita troppo poco. Quindi è stata provata con il fritto misto ascolano all'inizio, non capita e quindi abbandonata, purtroppo, ahimè. Ai 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 ai. Conto, non è bello, però è andata. Sì, anche perché bisognerebbe sapere, prendere l'oliva fatta bene, perché altrimenti effettivamente la. In realtà l'oliva fatta bene, devo dirti che non avevo il problema dell'oliva, il problema è stata la proposta, però ogni volta che facciamo un menù importante c'è sempre l'oliva ascolana, per Ah, esempio ecco. c'è sempre l'oliva ascolana, a Pasqua c'è sempre l'oliva ascolana, cioè quando possiamo la inseriamo sempre, però Non metterla tira. I non tira. tedeschi non comprendono che cos'è l'oliva vera. Cioè l'oliva, il sapore, il gusto dell'oliva, non lo comprendono. Nord è finita l'oliva, purtroppo, va già in Italia, non è solo un problema dei tedeschi, anche dei tedeschi per carità, però noi veniamo giù e ce la mangiamo giù che è buonissima, non c'è Oh, mica problema. ecco, con un bel buon bicchiere di vin cotto. Esattamente, fantastico, top.
Oh, allora, buona serata. E finalmente ci siamo riusciti a fare quattro chiacchiere. Esatto. Guarda. Esatto. Ma ce l'abbiamo fatta. Ma tu sei sempre in giro, tra cucinare. Cosa vuoi, d'altronde? Lavoro è il lavoro. Il lavoro è così. Il lavoro porta a spostarsi. Oh. Però è veramente un piacere. Guarda, è veramente, dalla notte bianca che facemmo quando presentasti il disco. Esatto. Che tra l'altro ho rivisto qualche immagine qualche tempo fa, penso un paio di settimane fa. Quindi è passato tanto tempo. Tanto tempo. Ma capiterà, eh? La prima volta che sono giù da quelle parti, te lo dico. Sì, così ci fermiamo a mangiare qualche olivetta, ci beviamo un bel vino. Vabbè, io sono astemio, però non fa nulla. Lo bevo io. Ho bevito. Oh, va bene. Buon lavoro. È stato un piacere, un abbraccio grande. Mi raccomando, state forti. Mai mollare. Ciao.